modus pensandi. Questo è quello che dicono le tavolette sumere che sono state tradotte dal più grande sumerologo di tutti i tempi, scomparso qualche mese fa nel 2010, che si chiama Zektaria Sitkin, i cui libri, la cui saga sono stati, è stata pubblicata da una delle case editrici di punta del cattolicesimo. Aprite le orecchie e aprite i cervelli. Avanti. Per quanto riguarda la Bibbia, non possiamo non citare in chiave ufologica la visione del carro celeste di Ezechiele, o le vicende del rapimento, un'abduzione, no? Pure semplice di Elia. E non possiamo non analizzare le visioni di Zaccaria, il Chevod, che si scopre essere un oggetto volante e pericoloso negli effetti che produce. Questo è Bumi, uno scienziato della NASA, che leggendo la Bibbia, no? E impregnandosi della descrizione, no? di che Ezechiele fa di quel carro celeste che lo ha rapito, lo ha portato in cielo, fa uno schizzo, ecco cosa viene fuori. Questo, secondo questo scienziato della NASA, è il carro celeste che ha portato Ezechiele nell'alto dei cieli. Avanti. Puoi andare indietro, per favore. Guardate, se avete sviluppato una spiritualità necessaria e sufficiente a farvi capire che esiste una dimensione alta rispetto a quella che lo specchio vi rimanda ogni mattina quando vi guardate, quindi al di là delle nostre caratteristiche materiali, vi accorgerete, no? Che in particolari momenti, soprattutto in alcuni posti sacri dove c'è un'atmosfera e una salienza del sentire particolare, ci sentiamo quasi oppressi, quasi schiacciati dalla presenza del divino. Quella è la gloria di Dio. Tant'è che volte, se noi lo traduciamo in, non solo in ebraico ma in aramaico antico, viene fuori questa parola, senso di pesantezza, è pesante, è greve, è grave. E questa cosa noi la avvertiamo nel nostro tempo interiore, dentro di noi, e ci dà il senso di questa incomprabile, bellissima, celestiale, salvifica presenza di nostro Signore. E forse ci spiega in fondo qual è il concetto metafisico che sta e sottende alla legge di gravità. E forse ci dà la risposta perché uno dei più grandi esseri del nostro del Novecento, del secolo breve, questo maledetto secolo breve che grazie a Dio ci siamo lasciati alle spalle, che io sono solo la grondaia, Roll, Gustavo Roll, dice: nel momento in cui ho capito le assonanze qualitative che legano il colore verde alla quinta musicale e alla legge di gravità, è nato in me una sorta di mutismo estremo che mi porterebbe necessariamente ad esperire una forma di esperienza fuori dal mondo, tant'è che aveva pensato di andarsi a chiudere in un convento, realmente questo pensiero lo aveva agitato. Quindi è vero che è possibile dare al termine che vuole l'interpretazione che vi ho regalato io, perché l'ho sentito, ecco perché mi permetto, no, di dire queste cose, perché ho esperito dentro di me questa sensazione. E siccome siamo tutti uguali, se un giorno vi pungerà la vaghezza e ci farete caso, anche voi sentirete questo. E allora è possibile interpretare in chiave spirituale e quindi sentire la gloria di Dio come un fatto puramente metafisico proveniente da una dimensione altra. Ma se rimaniamo fermamente aderenti al significato letterale della semantica della Bibbia, soprattutto Masoretto e Rinitari, ci rendiamo conto che invece che la gloria di Dio era un oggetto pesante, era una specie di situazione di questo genere che era addirittura era pericoloso, no? Per le radiazioni, per gli effetti che produceva. Avanti. Ricordate un'altra cosa. Tommaso d'Aquino, il più grande teologo di tutti i tempi,
aveva deciso, sfruttando i talenti che il buon Dio gli aveva regalato, di scrivere una sorta di summa teologica. Sfidò se stesso. Io devo riuscire ad operare per iscritto una sorta di reductio ad unum e quindi di sintesi esaustiva di quello che è il pensiero teologico di tutti i tempi. Dimostrargli che non possiamo presumere di essere esaustivi, che non possiamo pensare di andare al di là dei nostri limiti che scaturiscono proprio perché siamo stati allocati in questa dimensione spazio-temporale, che non possiamo superare i limiti della nostra creaturalità, che fa lo rapisce, lo fa rapire e lo porta nel quinto cielo. Questo vede cose inenarrabili, vede cose di una straordinarietà incredibile, e quando ritorna in sé finisce di scrivere, entra in un mutismo, in una forma che oggi i psichiatri definirebbero sindrome bipolare di grandissima intensità. Usare che stato suo la perpetua, lui amava il perpetua. Ma tu che stai facendo? Ma tu così, basta, adesso ce l'ha perso, non mangiamo. Decidono di portarlo a Napoli, dove c'era la sorella. No, chissà, vi ricordate se portavano i malati a cambiamento d'aria, no? Lo portano a Napoli. Questo per i primi 2 mesi non proferisce verbo, continua a quasi morire di nebbia, fino a quando spinto, no? Preso proprio per il bar dalla sorella, dice, ma che tiro ci sei? Rispetto a quello che ho visto, quello che avevo cominciato a scrivere è paglia, cioè praticamente è niente. Questo significa che gli addobbi creaturistici e creaturali delle dimensioni alte rispetto alla nostra sono di una straordinarietà tale che è capace di veramente incenerire, no? Qualsiasi presunzione, qualsiasi ipertrofia dell'io, di noi povere creature umani. E quindi questa cosa ci deve fare da monito. Ben vengano tutte queste interpretazioni, allarghiamo il nostro modo di essere, diventiamo più incliti sulla tematica, diventiamo più alla page, no? Questa è una sorta di gossip culturale che ci permette anche nel salotto davanti al caminetto, così incontrando una persona, di dire la nostra sul tema, però niente dimostrato. E allora, continuiamo in questa storia. Per leggere la Bibbia in chiave ufologica, la metodologia è semplice e consiste nel presentare ciò che emerge dall'esame attento di ciò che nasce nel testo biblico letto nei codici ebraici più antichi, che la Bibbia stuttigartenzia redatta sulla base del codice masoretico di Leningrado. Avanti. Quando le radici consonantiche della lingua ebraica vengono liberate dal condizionamento ideologico che i masoreti, cioè i custodi della tradizione, avevano posto in essere nella traduzione del codice di Leningrado e che hanno delineato il significato della Bibbia definendo le singole parole e inserendo i suoni vocali tra il VII e il IX secolo d.C., lo stupore è agghiacciante. Ci sono passi in cui le differenze sono notevolissime. Avanti. La formazione dell'uomo nelle due Genesi in cui è descritta assume una connotazione chiaramente scientifica se la si libera dalle sovrastrutture di cui è stata artificiosamente caricata nei secoli. Avanti. La traduzione letterale rivela infatti una possibile verità sorprendente, affascinante e inattesa. L'uomo è stato fatto con il DNA degli Elohim, a nostra immagine e somiglianza. Avanti.
Nella prima Genesi, se ci fate caso, si recita: tutte le creature sono fatte secondo la loro specie. Per l'uomo questo non viene affermato. L'Homo sapiens è una specie diversa dalla sua propria originale. Galimberti, il grande Galimberti, dice che a un certo momento lo sviluppo della creatura umana subisce un arresto, una sorta di rivoluzione, un'interruzione del percorso evolutivo derivante dalla perdita della stabilizzazione, voluta dall'istinto, no? Come per tutti gli altri animali. C'è un'assenza di rapporto specifico con un particolare ambiente e quindi abbiamo dovuto aprirci al mondo e costruirci un ambiente nel quale vivere. L'uomo è aperto a tutti gli ambienti, in quanto non è più adatto a nessuno. E dice la Galimberti, così nasce la coscienza. D'altronde, se dovesse capitarvi di osservarvi all'esterno, perché l'introspezione, il viaggio all'interno delle nostre profondità animiche e spirituali è appannaggio di coloro i quali hanno sviluppato una capacità di essere donatori di se stesso, voglio dire, oramai ben sedimentata, è capace di farla questa cosa. Ed è più semplice quindi avventurarci all'interno dello studio della nostra fisicità, perché basta metterci nudi davanti allo specchio e ci accorgiamo che siamo degli animali, guardiamo i piedi, insomma, no? Cose terribili, volgari, prosaici, i piedi, siamo proprio degli animali. Però nel contempo ci accorgiamo che dentro siamo capaci di voler pintarci meravigliosi nel campo delle emotività, del sentimento, dello spirito. Questa dicotomia tra ciò che fortemente, poderosamente ci spinge verso l'alto, no? Verso la leggiadria, la quintessenza della leggiadria, la quintessenza di una possibile profonda conoscenza, no? Che ci spiritualizza alla massima potenza, e poi questo corpo breve grave che ci costringe a subire mille attacchi, mille improperi di un equilibrio fisico che spesso declina verso la patologia e ci condiziona, no? E allora diventiamo dei disadattati. E avete spesso non riusciamo, no? Quando siamo a piedi nudi, fare quella cosa, vediamoci. Cioè, capiamo che stiamo per diventare una cosa molto gerarchicamente più alta della nostra fisicità, e che però ancora non lo siamo diventati. Siamo un itinere, siamo in cammino per umanizzarci veramente, e questo senso di disadattamento che ci ha costretto a ridisegnare il nostro mondo. Prima dormivamo per terra nelle caverne, adesso abbiamo bisogno di mille conforti, no? Abbiamo avuto necessità di crearci un ambiente più adatto a quello che siamo diventati, proprio perché abbiamo perso la stabilità legata all'istinto, cosa che non hanno fatto tutte le altre specie. E secondo Galimberti questa cosa si può toccare con mano, e probabilmente viene fuori da questo intervento altro con un DNA che non ci apparteneva. Avanti. Vi ricordate Abramo? Pomeriggio assolatissimo, c'erano forse 40 i più grandi, arrivano tre entità, tre personaggi, sudati, stanchi, affamati. Abramo che fa? Li accoglie, si genuflette, si prostra, li fa accomodare per terra all'ombra, chiama le serve affinché questi si rinfreschino,